lettori e lettrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. Come sempre, noi di Mamma Style proponiamo ricette gustose e soprattutto facili da preparare. Ecco perché oggi abbiamo pensato ad un primo piatto fresco e sarà pronto in 10 minuti. Sto parlando dei rigatoni di zio Raffaele, un piatto semplicissimo da preparare con pochissimi ingredienti e che può essere mangiato da grandi e piccini. Vediamo insieme quali sono gli ingredienti e quali sono i passaggi. Iniziamo questa ricetta calando la pasta. Nel frattempo friggiamo le nostre melanzane tagliate a cubetti in abbondante olio di semi di girasole. Alziamole non appena saranno pronte e mettiamole in una ciotola con della carta assorbente. In una padella scaldiamo un po' d'olio e il pan grattato fino a quando non diventerà croccante. Nella stessa padella, dopo averla pulita, aggiungete un filo d'olio e lo spicchio d'aglio. Dopo aggiungete un paio di cucchiai di salsa di pomodoro e aggiustate di sale. Mentre la nostra salsa cuoce, scoliamo la nostra pasta al dente, conservando un po' d'acqua di cottura. Aggiungiamo a questo punto la pasta alla passata di pomodoro, poi il pan grattato, un po' di pepe se volete, la provola, le melanzane e facciamo cuocere a fiamma bassa per qualche minuto, mescolando sempre.
Quando la provola si sarà sciolta, vuol dire che i nostri rigatoni di zio Raffaele sono pronti da gustare. Come sempre, se ti va, lascia un like e iscriviti al nostro canale e non dimenticare di visitare il nostro sito www.mammastyle.it.